Quando parliamo di SUV sportive, l'unica che ricopre appieno questo titolo è l'Alfa Romeo Stelvio. Un'autovettura affascinante ed interessante che ha colpito il cuore degli automobilisti italiani e non solo. La Stelvio, nonostante il prezzo, ha saputo imporsi nei confronti della concorrenza tedesca, che in questo campo propone delle eccellenze, ma che mai, come la Stelvio del Biscione, riesce a scaldare le passioni. Il modello che stiamo testando, un 210 cavalli da 2,2 litri, è un concentrato di grinta, ma allo stesso tempo ha quelle caratteristiche che la rende una SUV veramente funzionale. L'Alfa Romeo Stelvio propone misure generose, ma l'armoniosità delle curve non fa percepire che parliamo di una vettura con una lunghezza di 469 cm. L'altezza è di 167 cm, mentre il passo, di 282 cm, fa presagire la buona abitabilità. La parte anteriore, che a differenza di altre SUV è priva di scivoli, è dominata dal grande triangolo Alfa Romeo e di fanali a cuspide rivolti verso il centro. I proiettori, dotati di luce diurne a LED, hanno come fare principali lampade Big Xenon. Questo è un primo punto che la rende inferiore rispetto alla concorrenza, in quanto non sono disponibili i full LED, che con molta probabilità arriveranno nella prima fase di restyling. La finestratura alta e priva della terza luce si chiude con un montante C pronunciato ed un lunotto molto inclinato. La fiancata è massiccia ed alleggerita da una profonda nervatura che corre lungo tutto il lato. L'assetto, che non è particolarmente alto, è sottolineato da grandi passaruota e, nel nostro caso, splendidi cerchi da 20 pollici che mostrano fieri le pinze gialle dall'efficace impianto frenante. Nella zona posteriore troviamo la grande apertura del baule che si stende anche nello scudo. I gruppi ottici, dotati di tecnologia LED e fibra ottica, hanno un disegno che richiama nello stile i proiettori anteriori. Il vano di carico, accessibile attraverso il comando elettroattuato ma privo di handfree, permette di accedere ad un volume estremamente regolare con il piano a livello ed una capacità che parte da 525 litri e che aumenta sensibilmente abbattendo gli schienali del sedile suddiviso su tre livelli. Le finiture sono buone, con un rivestimento totale in moquette ed un doppio fondo attrezzato. L'abitabilità posteriore è abbondante sia per le gambe che per la testa. Anche chi si siede centralmente può contare su uno spazio più che sufficiente per le gambe grazie al tunnel basso. Chi viaggia dietro può usufruire di comode ed efficaci bucchette d'aria, due prese USB per caricare i propri device, tasche a rete, bracciolo attrezzato e finiture ricercate. Il posto guida della Stelvio, che risulta già in partenza alto, usufruisce di poltrone sportive, ergonomiche e contenitive con tutte le regolazioni elettriche sia per il guidatore che per il passeggero. La pelle che fodera gran parte degli interni è di ottima qualità con cuciture a vista. La plancia, che ripropone un design molto simile a quello della Giulia, è arricchita da un sistema infotainment annegato all'interno di un pannello antiriflesso nero, comandabile attraverso il rotore posto al centro del grande tunnel centrale. Il quadro strumenti di tipo analogico e digitale comprende un grande schermo che riporta numerose funzioni, commutabili anch'esse da rotore o dai comandi sul volante. Lo schermo di connettività propone un navigatore estremamente semplice nel suo utilizzo. A favore di questo sistema troviamo l'eccellente illustrazione grafica dei parametri del propulsore e del DNA commutabile attraverso il piccolo rotore supplementare. Ma senza perderci in chiacchiere, è giunto il momento di testare questa vettura che, molto probabilmente dopo la Giulia, rappresenta la vera rinascita di Alfa Romeo. Il motore del modello che sto provando è il performante 2.2 litri da 210 cavalli a partire da 3750 giri, che sviluppa una coppia di 470 Nm a 1750 giri che gli consentono di ottenere delle prestazioni eccellenti a partire dalla velocità di punta di 215 km/h ed un'accelerazione da 0 a 100 in 6,6 secondi, praticamente da auto sportiva. La Stelvio dispone del sistema DNA, che agisce sui parametri di guida e selezionabile su tre modalità: Dynamic, che privilegia l'aspetto sportivo, Natural, per la guida di tutti i giorni, e Advanced, che consente di tenere sott'occhio i consumi. Alla guida la Stelvio non nasconde la sua grinta, che in alcuni momenti diventa rabbiosa, rimanendo sempre sicura e confortevole.
Lo sterzo, dotato di un efficacissimo servo elettrico, è estremamente reattivo in qualsiasi parametro selezionato. La maneggevolezza risulta tra le migliori. Inoltre, le sospensioni, che adottano il sistema AlphaLink, che comprende nell'anteriore un doppio quadrilatero e un multilink nel posteriore a 4 bracci e mezzo, consentono che le ruote aderiscano ottimamente al terreno, evitando il sottosterzo. La nostra Stelvio adotta in più le sospensioni adattive, che sono disponibili con sovrapprezzo, ma restano una scelta consigliabile. La trazione Q4, che in condizioni normali trasferisce il 100% la coppia sull'anteriore, ripartisce la trazione al 50-50 quando le condizioni dell'asfalto e del meteo lo esigono, offrendo un grip straordinario. Uno degli aspetti più interessanti di questa vettura è l'albero di trasmissione realizzato in fibra di carbonio, un sistema estremamente raffinato che si va ad aggiungere alle altre numerose soluzioni adottate da Alfa per rendere la Stelvio una delle migliori SUV sul mercato. L'impianto frenante maggiorato, con pinze anteriori a 4 pistoncini, fa parte di un pacchetto optional che comprende anche i bellissimi cerchi da 20 pollici. Anche in questo caso vale la pena aggiungere questo accessorio, non solo per rendere la Stelvio esteticamente più completa, ma anche per saltarne la dinamica di guida. Il cambio automatico con convertitore di coppia a 8 rapporti ZF, disponibile di serie su tutta la gamma, è forse uno degli aspetti migliori di questa vettura. Infatti, la velocità di cambiata è a dir poco sorprendente. Utilizzando poi le leve al volante, la guida diventa davvero entusiasmante, da auto sportiva di razza. Parlando di consumi, il propulsore da 2,2 litri si è comportato molto bene, con 18,2 km per litro in tratto urbano, 22,7 km per litro nell'extraurbano ed una media di 20,8 km per litro nel misto. Il prezzo del nostro allestimento Executive è di circa 55.000 euro, ma chiaramente i numerosi optional presenti nel nostro modello hanno fatto lievitare il costo. Basti pensare che solo i cerchi in lega da 20 pollici costano 2.200 euro. Ciò nonostante, resta in linea con la migliore concorrenza. Facendo una sintesi, la nostra Alfa Romeo Stelvio ha rispettato tutte le aspettative. Un motore grintoso, ma grande comodità e una versatilità eccezionale. Questi sono i punti di forza. Ci sono alcuni dettagli che, rispetto alla concorrenza teutonica, sono ancora da migliorare. Nel complesso il giudizio non può essere che positivo, tranne che per il prezzo, che rimane forse un po' troppo elevato. Per scoprire tutta la gamma Stelvio, vi invito a collegarvi al nostro sito www.showcar.news. E da Luigi è tutto, ci vediamo alla prossima prova!